a San Siro, e credo che questi attimi siano stati quelli forse più sentiti, guardandosi attorno, certo, non vedendo Maragliano. Vedendo Maragliano, sì. Non vedendo il clamore che ci poteva essere quando giocava qui con il Milan, però insomma, ripercorrere la stessa strada che spesso e volentieri, una settimana sì, una settimana no, percorreva con il Milan, e credo che gli abbia fatto provare forti sensazioni. C'era anche Gigi Riccio, che è il suo assistente tecnico, suo grande amico, che lo ha seguito in questa avventura in Svizzera ed era già presente nello staff ancora prima che Rino diventasse allenatore, anche allenatore. Però ecco, questo è il momento forse più toccante, probabilmente, che poi è proseguito, perché di volta in volta c'era il saluto a tutti coloro che man mano arrivavano a San Siro. E penso che credo che rientrare in questo spogliatoio sia stato qualcosa di forte. Ho cercato di captare, di capire, di carpire qualche sensazione provata da Rino, ma forse non me ne ha saputo raccontare nemmeno un millesimo di quello che in realtà invece ha avuto dentro. Quante volte è stato in quello spogliatoio, in quelle sale dello spogliatoio, per cui tornare a riviverle dopo tanto tempo penso che gli abbia fatto davvero piacere. Questa è la passeggiata, la camminata più che la passeggiata, che lo ha portato all'interno del suo spogliatoio, ma tanti minuti prima di arrivare nel suo spogliatoio. E poi ovviamente, una volta arrivato con la sua squadra, chiaramente ha cercato di dare l'indirizzo ai suoi giocatori, che peraltro ha indirizzato bene, perché nel primo tempo il Milan non oso dire sia stato messo in difficoltà dal Sion, però hanno tenuto molto molto bene il campo, hanno fatto delle belle giocate e comunque insomma è stata una partita sostanzialmente quasi alla pari. Poi nel secondo tempo, benché non ci siano stati grandi cambi tra una squadra e l'altra, fin tanto che poi la partita è rimasta su un certo livello, il Milan poi ha dilagato. Sì, devo dire che i commenti insomma di parte dello staff di Rino Gattuso, intanto qui scherzo proprio con Nanno Cerino, sono stati: abbiamo forse provato un po' di emozione, i primi 45 minuti li abbiamo tenuti bene, poi siamo calati forse un po' come concentrazione, sapendo di aver fatto bene. È forse quello che manca a questa squadra, quella di Rino, per fare il salto di qualità ed essere tra le prime ancora più di quanto non lo siano già adesso nel campionato elvetico, in cui ovviamente si susseguono gli abbracci tra Rino e lo staff e i giocatori. Esatto, tra l'altro ricordiamo quelle che sono state le reti: ha aperto le danze Traoré, poi c'è stata doppietta di Bojan, Robinho, De Feo e poi autogol di Dingsdag, giocatore del Sion. Qui continuano tanti abbracci, poi con Robinho c'è stato un bel siparietto. Poi Claudio ci raccontava oggi, insomma, Alessandro dalle sue telecamere, che ha visto che Robinho al momento del gol è andato da Rino Gattuso. Intanto qua vediamo. Penso che possa, sicuramente ha il carattere per farlo, perché Rino, testardo com'è, duro com'è, puntiglioso com'è, senza dubbio proverà a emergere anche in questo settore, in questo suo ruolo. Per cui come allenatore lo vedo bene, poi sai, un po' le fortune te le fanno, e la tua carriera la fanno anche i risultati. Rino, spesso i tuoi occhi hanno parlato chiaro, sono stati molto più espressivi di quello che possono essere tante parole. Quest'oggi ti abbiamo visto, non dico emozionato, ma forse, raccontaci un po' il tuo arrivo qua. Come si fa a non emozionarsi? È stato un bel giorno, bellissima emozione, niente, sono contento anche per quello che ha fatto la mia squadra, il primo tempo. Sono un po' arrabbiato per il secondo tempo, perché il primo tempo abbiamo dato la sensazione di essere una squadra compatta e dopo il secondo tempo siamo diventati all'improvviso, sembrava una squadra di dilettanti, però va bene. Senti, ti abbiamo visto infatti arrabbiarti, tra virgolette, comunque urlare, come ti vedevamo con la maglia del Milan con i tuoi compagni, qui l'hai fatto con i tuoi giocatori. Come ti senti in questa veste da allenatore? No, mi piace molto, mi piace fare questo tipo di lavoro, ma per come ho vissuto la mia vita a livello calcistico, per me è normale, nel senso, oggi come oggi è più difficile questo ruolo, ma va bene, so che ancora c'è tanto da lavorare, ma va bene così, non c'è nessun problema. Da lontano sappiamo, ce l'hai già detto tante volte, che segui il Milan, segui l'andamento di questa stagione, di questo campionato.
Ma vedere il Milan oggi come oggi, nella posizione che si trova e per come è cambiata la stagione, sembra che sono passati degli anni, invece sono passati solo pochi mesi. La squadra ha cambiato volto, ha cambiato mentalità ed è giusto. E dopo, ripeto, secondo me è anche una squadra di qualità, composta da tantissimi giovani, ma in prospettiva sicuramente può fare molto bene. Balotelli e De Sciglio visti in nazionale, un De Sciglio così insomma, alle prime armi con la maglia azzurra e un Balotelli che fa uno di questi gol, che cosa ti fanno pensare? Mario non è una novità, De Sciglio riesce a giocare, riesce a fare Italia-Brasile o Milan-Barcellona o le grandi partite come fossero partite di primavera. Lui non faceva la differenza in primavera, ma è un giocatore che riesce ad esprimere il suo valore in qualsiasi momento. È un giocatore semplice, umile e che riesce a giocare. La sua semplicità la porta anche dentro al campo e penso che questa è la sua forza. I cori che hai sentito arrivare dalla tribuna arancia cosa ti hanno fatto provare? Mi sono sentito per pochi minuti un giocatore ancora del Milan che indossa ancora questa maglia come i vecchi tempi. Sembrava un coro dopo una vittoria importante, l'ho sentita così. Un giorno, non so come, per ora non ci interessa, ma ti rivedremo qui. Ma se arriverò qui un giorno vorrà dire che questo lavoro, le cose vengono fatte bene, faccio bene e un giorno potrò arrivare, ma oggi come oggi è follia pura e utopia pensare di venire qua, di poter allenare questa squadra. Devo mangiare ancora tanta pasta asciutta, ma sono disposto a mangiarla, nel senso, l'importante è non ingrassare, ma per me va bene. Qualcuno ti avvicina anche alla Russia? Oggi come oggi ho un contratto con il Sione e voglio lasciare il segno con questa società qua, perché non posso ringraziare il mio presidente che mi ha dato una fiducia così importante a 35 anni e niente, non posso tradire chi mi ha dato questa fiducia qua. Ti terrei qui altri 30-40 minuti, ma per ora ti ringrazio, ci sentiremo, insomma, tanto sappiamo quanto sei vicino ancora al Milan. Sempre se Dio vuole. Grazie Rino.